generale Animis. Non ci sono stati atti vandalici o pioggia di farina doppio zero nella pacifica mascherata che si è svolta a Nimis l'altra domenica, ma coriandoli in abbondanza, lanciati con gusto ed allegria. Una mascherata dalla quale molti dovrebbero prendere esempio e comportarsi come prescrive il buon senso e le abitudini che sono tramandate da generazioni. A Nimis, che vediamo delle sequenze filmate, un lungo corteo di variopinte maschere partendo dalla piazza del municipio ha percorso le vie del paese per ritornare poi al centro di esso per le premiazioni. Una giornata di festa dunque, improntata nella spensierata allegria. Si è visto il carro di carnevale Cresime con un parco di bambini attovagliati tutto intorno. Il gruppo che segue di Biancaneve e i sette nani, cari allegorici improntati al buon gusto, con sopra damigiane di buon vino locale che veniva distribuito a garganella a tutta la gente. Ed ecco le prime mascherine accompagnate dai loro nonni, fanno l'ingresso nel paese. Ed ecco il gruppo di Biancaneve e i sette nani, con la bella addormentata nel bosco. Tutto intorno un'ala strepitosa di gente che seguiva il corteo. Maschere di ogni tipo, di ogni qualità, guidate dall'integerimo poliziotto del comune. Si è visto poi il grande condottiero di Capre, una pariglia intricata e difficile da guidare. Poi ancora una carrozzella con un titolo molto eloquente, con dentro due gemelli appena nati, gruppi di vario tipo e di varia forma. C'era ancora il guardia maschere, un personaggio strano ma caratteristico, non nuovo a simili imprese. Ecco dunque lo snodarsi del corteo che, partendo dalla piazza principale, segue la traiettoria delle vie del paese. Una giornata di carnevale diversa da tante, una festa improntata all'allegria e al buon gusto. Ecco la carrozzella Cerco Asilo Nido. Al posto del latte, buon toccai e buon verduzzo. Tutto intorno, folleggianti maschere. Che piace, che diverte, che porta nelle nostre case il buon gusto e l'allegria, che tramanda nei tempi le più vive e le più genuine tradizioni. Ma lasciamo alle immagini del nostro cameraman Sergio Negro la eloquente dimostrazione di gioia e di allegria che si ripete a Nimis ogni anno sin dal 1977, per rendersi veramente conto della imponente carovana che per ore e ore si è dilungata per le vie del paese, in un susseguirsi di canti e di suoni, all'insegna del buon umore e della sana allegria.
una panoramica un po' sulla gente intervenuta qui a Nimis a vedere questo carnevale. Tra poco avrà inizio la corrida. Stanno arrivando tutti i carri. Asta signor, asta la vista! Pregati di avvicinarsi nell'arena un rappresentante del gruppo Ippoletti per la premiazione. Suspensivo, 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 suspensivo,
quattro uomini di fatica, uniti di rastrelli, potranno collocare il transetto paratore, poi rastrellare la corrida. Servire a tutti quei goleros. Quando parla la mamma la banda. Come si accade? Basta, lo so. Sì. Vale, io credo che accompagnato da due bellissime dame de Pamplona, è il grande, l'applaudito Picador, Enrico e De Cristina. Enrico De Cristina. Questo grande personaggio romagnolo proviene dalla regione basca di Bilbao, mentre la sua scattante bestia Paquita viene dagli allevamenti di Vales, del cortile de Pascolones. Questo picador avrà lo speces del toro, preparandolo por le sombras de Juanito. Poi fai con la testa. Affronterà il toro nell'arena per conficcare sulla sua groppa le ed ecco la fonte dovrà affrontare il toro per conficcargli sulla groppa le banderinas. Sarà anche la spalla del torero Juanito per la grande corrida. Ecco a voi, Paquito! De segunda. Ed ecco adesso testaldi le ragazze di Siviglia, di Granada, di Castiglia, nei loro magnifici costumi iberici, una tavolotta smagliante di colori, cagliette Spagna. Ecco a voi le ragazze spagnole. Ah,
Juanito viene.
programma che ti piace poi. Durante della corrida, l'entrata in pista del Doro. Osservate che bestia, oltre 7 quintali, 250 cavalli vapore, 8.000 di cilindrata, con paraurti a prova di sedere, 4 possenti ruote motrici con snodi a bagno d'olio, carrozzeria marca Tubetos, con carrozzeria di alto comfort, gommate Pirelli, antiscivolo, portata media 7 quintali, consumo 2 litri di Merlot ogni 100 metri. Ed ecco adesso Baccaritos che scende in arena per distrarre il toro. Juanitos lo osserva per studiarlo per il momento opportuno. Guardate, guardate che potentosa bestia! Un momento tragico questo, attenti. Thank you.
I danni. Ecco il toro fa la pipì. Attenti.
l'uso della spada nel cuore del toro. Che basta due metri che le fai. Il momento culminante e il momento più difficile è il matador che ammazza il toro. Eccolo, bello, attenzione, pochi istanti, il toro già intuisce la sua fine. Dio vuole svegliare. Sta arrabbiando, eccolo, eccolo! Ecco che sta levando la spada insanguinata, guardate! Io battaglia minorale dentro! Io se la vo! Ma come ho detto io? Come ho detto io? Operazione non nominabile che verrà regalata alla più bella dama qui presente. Gli aiutanti in campo. I quattro aiutanti devono entrare in campo per portare fuori la carcassa del toro. Sarà per voi la danza del pochi pochi no. Avete visto che le sbalotte sono state consegnate alla consortes. Impegno. Ecco la danza famosa della signorita con il torero Juanito de Seridito. Vivo sotto la flore, si accogida a casa. Guardate come canta. Io cojo mi dolore, colore lolita lola. Y yo cojo mi dolore, que la forma perfumada, colore lolita lola. Ay, poroco, pero. Ay, poroco, pero. Sono danze queste che portano il calore nel cuore. All'ufficio di tu cara, ce le diamo un candado. Con una bella cosa rara, che se mi ha tosse al lado. Con una bella cosa rara, che se mi ha tosse al lado. Da un filo di parao. E poroco, pero. Cállate todo tu hermano, que no me venga a correr. Ecco Macaritos que se apresta anche lui a scendere in pista con un'altra ballerita. Poroco, pero, pero, poroco, pero, pero, poroco, pero, pero, pero,